Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. Questa breve serie di puntate intitolate La sfida euro contro dollaro nel XXI secolo. Parleremo di un approfondimento su vari fatti storici accaduti per comprendere meglio le dinamiche del XXI secolo. E in particolare gli sviluppi di guerra del XXI secolo. Ecco, vi invito, se non l'avete fatto, a fruire la playlist www.climatechangewords.tk. Ciao! In questa puntata parleremo di quando Soros attaccò lo SMEP, mandando l'Italia e la Gran Bretagna fuori dalla banda stretta in quel mercoledì nero del 16 settembre del 1900. 92. Antefatti, cos'era lo SMEP? Era un sistema di cambi fissi o quasi fissi con una variabilità del più 2,25% o meno 2,25%. Un ratio, diciamo, una banda in cui il cambio di una moneta nazionale poteva oscillare nei confronti dell'ECU, una moneta virtuale, in modo da poter sterilizzare i rischi di cambio e potenziare lo sviluppo del MEC, del mercato europeo. I saldi di bilancia commerciale solitamente erano in media quasi sempre i seguenti: la Francia aveva un deficit commerciale con la Germania aveva un deficit commerciale con l'Italia, l'Italia aveva un deficit commerciale con la Francia. Per il gioco delle tre carte, i paesi europei liquidavano i propri saldi commerciali con la moneta virtuale dell'ECU, senza più far uso del dollaro come moneta di conto transnazionale per i saldi delle bilance commerciali. Continuavano però a utilizzare il dollaro per quanto riguarda, le importazioni energetiche, petrolio, metano, materie prime e quant'altro. L'Italia aveva un pesante debito pubblico, la percentuale di BTP e CCT era ridotta, una larga fetta invece era fatta in bot, con scadenze a 3, 6 mesi e anche un anno. E la grossa presenza di bot pesava sulla gestione del debito pubblico, rendendo il costo medio del debito pubblico molto elastico, ossia molto sensibile ai rialzi del TUS, perché ovviamente ad ogni rialzo del TUS che c'erano grosse scadenze che scadevano di bot, diciamo in modo infrannuale, quindi di conseguenza saliva rapidamente nell'esercizio il tasso il costo del servizio del debito, perché erano cospicue le tranche che erano in scadenza, diciamo, annualmente. Diverse aste del debito pubblico italiano andarono vuote perché investitori istituzionali ed esteri preferirono comprare Bund tedeschi. Questo mise in sofferenza finanziaria le casse dello Stato italiano. La Gran Bretagna aveva un alto livello di debito pubblico ed anche la sterlina era dentro la banda stretta dello SME, assieme alle altre monete europee. La Germania c'era stata da pochissimo tempo la unificazione con la Germania dell'Est, con un cambio marco tedesco dell'Est di 1 a 1 con il marco tedesco dell'Ovest. Così una grossa massa monetaria di marchi circolava in Germania e la Bundesbank alzò il tasso di sconto per contenere l'inflazione da cause monetarie. Dentro questo contesto, Soros si insinuò andando a vendere allo scoperto lire sul mercato internazionale. Inoltre, Soros si mise a vendere allo scoperto anche sterline, causando un deprezzamento dei campi. In prima mossa, le banche centrali inglesi ed italiane sostennero le proprie monete facendo operazioni inverse, comprando lire e dando via dollari, oppure comprando sterline e dando via dollari, ma ben presto le riserve valutarie in dollari di Italia e Gran Bretagna finirono sotto la mossa della speculazione finanziaria che si mosse con una coda di speculatori. Inoltre Gran Bretagna ed Italia dovettero alzare il tasso ufficiale di sconto. Il rialzo dei tassi di interesse impattò su un calo delle azioni di borsa, quanto su tutti i titoli a tasso fisso, nonché incise in modo molto negativo sull'equilibrio finanziario dello Stato italiano, che con aste di titoli di Stato vuoti doveva andare a offrire tassi di interesse più elevati, avendo la scadenza media del debito pubblico italiano una forte dipendenza dalla presenza di bot e quindi dall'andamento del tasso ufficiale di sconto che era diventato crescente. La lira e la sterlina
alla fine della storia, dove sotto la pressione speculativa dovettero lasciare la banda stretta del più 2,5 meno 2,5 e entrare nella banda larga di oscillazione di cambio con più 6% oppure meno 6%. Quindi con un 12% di oscillazione sul valore medio. Il risultato dell'attacco di Soros a Gran Bretagna ed Italia e poi entrambi i paesi ad alto debito furono: 1. L'asportazione di quasi tutte le riserve valutarie in dollari dei due paesi; 2. La necessità per indebitarsi in dollari sul mercato finanziario per pagare i conti energetici del petrolio, diciamo, e anche le energie e materie prime che ancora si pagavano in dollari con OPEC e con altri fornitori; 3. Incremento del tasso di interesse che con altri debiti il costo del servizio del debito pubblico dei due paesi ebbe a salire e quindi dovette essere finanziato appunto con un incremento di imposte, perché appunto il costo del servizio del debito era salito rapidamente proprio anche per proteggere la propria moneta, che sul mercato internazionale stava perdendo valore a causa delle massive vendite di sterline e di lira. 4. Un fortissimo calo della borsa italiana che permise l'acquisto all'estero di eventuali assets italiani a prezzo sensibilmente più basso a causa della perdita di capitalizzazione di borsa avvenuta per il rialzo improvviso del tasso ufficiale di sconto che ebbe a far svalutare tutti i titoli di Stato e titoli privati a tasso fisso. 5. Un rialzo dei mutui che erano stati presi dagli italiani in ECO, una valuta virtuale ritenuta stabile con un basso tasso di interesse, ma di cui però le famiglie si erano esposte al rischio di cambio in modo praticamente del tutto incosciente, perché i sottoscrittori dei mutui privati in ECU avevano solo passività in quella valuta in ECU e non avevano attività imprenditoriali che generassero ricavi in ECU con esportazioni nella stessa valuta con cui andare a compensare. Il risultato fu che molte famiglie italiane si trovarono a rate del mutuo spropositate a causa della svalutazione della lira nei confronti della valuta virtuale dell'ECU, nonostante l'ECU avesse, diciamo, i mutui sottoscritti avessero tassi di interesse fissi. In breve, le vulnerabilità italiane furono: 1. L'alto livello del debito pubblico nel 1992, e dal 1992 ad oggi 2024, ecco, questa vulnerabilità italiana non è stata ridotta, anzi è stata aumentata, andando più che a raddoppiare il debito pubblico italiano. 2. La seconda vulnerabilità italiana del 1992 è stata ridotta, ossia nel classamento del debito pubblico italiano sono finalmente scomparsi i bot con scadenze a 3, 6 e 12 mesi e sono rimasti marginali, diciamo, il ruolo di titoli a tasso variabile, i CCT, andando a sostituire quasi tutto lo stock del debito pubblico italiano con titoli pluriennali a tasso fisso, i BTP. Resta però un'enorme vulnerabilità italiana per l'enorme montagna di debito pubblico accatastata, quanto per le tranche di debito pubblico che annualmente sono in scadenza e devono essere rinnovate, in quanto il bilancio dello Stato italiano non ha mai affrontato il problema di un rientro del debito pubblico italiano, ma al contrario ha continuamente espanso il suo debito pubblico. Vi invito ad andare a visionare il breve piccolo podcast La fiaba della cicala e della formica, ecco il link, lo trovate in descrizione. Indubbiamente, dall'attacco di Soros i paesi che ebbero più a soffrire furono la Gran Bretagna e l'Italia, due paesi con alti livelli di debito pubblico. Adesso spostiamoci dal 1992 al 2020 con un balzo di 28 anni in avanti. Il governo Conte 2 nel 2020 volle veramente perdere la tracciabilità delle persone provenienti dalla Cina che entrarono in Italia da tratte intermedie. Inoltre non chiuse mai Alzano Lombardo, Nembro e Bergamo. In Vaticano, quanto il ministro degli esteri Di Maio diedero via una fraccata di mascherine, nonostante la fluidità del contesto epidemico e nonostante l'Italia non fosse un paese produttore di mascherine nel 2020. Infine, nonostante il lockdown nel 2020, il governo Conte 2 permise ben due riflussi di gente che dal nord presero d'assalto treni e, diciamo,
e strade, e un'enorme massa di gente dal nord si spostò al centro e al sud. Al centro e al sud, dove però ancora non si registravano i contagi Covid, ma dopo questo riflusso di persone il virus ebbe a diffondersi in tutta Italia. Contemporaneamente il primo ministro inglese Boris Johnson, in prima ondata in Gran Bretagna, non prese alcuna precauzione per ostacolare la circolazione di SARS-CoV-2. Anzi, Boris Johnson andò raccontando ai mass media britannici che molti vecchi e molti malati inglesi sarebbero morti, ma poi il popolo inglese avrebbe raggiunto l'immunità di gregge. Nella sua narrazione Boris Johnson omise di dire che SARS-CoV-2 era un coronavirus, e i coronavirus per loro natura stessa mutano e diventano immunoevasivi. Nel 2020 sia la Gran Bretagna quanto l'Italia avevano un alto livello di debito pubblico ed alte spese per il welfare state. Ecco, se volete espandere il tema della strategia della rigenerazione di Soros nel 2020, trovate tutti i links in descrizione. Per questa puntata è più o meno tutto. Ciao, alla prossima, e non perdetevi la prossima puntata di La Sfida Euro contro Dollaro.